E bentornati su Wrestling Unico Amore, ancora una volta in un nuovo episodio del Focus On, il nostro spazio, il nostro calderone dove approfondire storie personali o comunque legate al mondo del wrestling. E quali sono alcune delle figure sempre molto chiacchierate, comunque nel web in generale e quando si tratta anche di wrestling, in particolare i creator. I content creator o comunque quelli che sono lì e condividono tramite contenuti il loro pensiero, comunque anche loro delle storie inerenti al mondo del wrestling. E alcune volte capitano delle cose in particolare che possono complicare il percorso. Ma intanto io non sono da solo e a condividere i suoi pensieri, anche le sue storie personali, come sempre c'è qualcuno, in questo caso un mio grande collaboratore, che comunque un amico che sto incontrando in questo percorso youtubico, è non solo Stefano. Bentornato nel Focus On. Ciao, grazie mille per l'invito. Tema molto interessante. Non vedo l'ora di tirare fuori un po' di cose e non vedevo l'ora di tornare nella nuova veste di questo programma che mi piace assai. Bene, sono contento. Tra l'altro, tu sei stato, sì, uno dei primi comunque con cui abbiamo aperto questa rubrica, che è appunto nata dalle video richieste della nostra community per, diciamo, una nostra ricorrenza, un anniversario, e tu mi hai aiutato a soddisfare una video richiesta dei nostri fan. Tra l'altro, il video è reperibile qui sotto, un tema particolare, il wrestling fra 10 anni. Ne è passato già un e mezzo, quindi poi magari più avanti servirà a fare un replay anche di quello. Ma intanto, prima di entrare proprio nel vivo di un'esperienza in particolare legata proprio a un mondo che tu hai comunque molto a cuore in generale, oltre alla passione da fan, ovvero quello della AEW, tu in generale, dato che non ti occupi solo di All Elite, hai anche altri progetti legati ad altre attività. Prima di entrare in questo settore, proprio di condividere contenuti, avevi messo in conto magari che lungo la strada dici: caspita, mi hanno segnalato questo non va bene, bisogna modificare subito queste cose qui perché magari può andare male ancora peggio il proseguo del percorso. Ci avevi fatto caso? Magari hai iniziato proprio, come si dice, con la E quindicina. diciamo che sono due gli aspetti che hanno contraddistinto la primissima parte del mio percorso. La prima, dove ero assolutamente convinto che internet fosse un posto di grandissima libertà, confondendo la libertà, che è quella di poter promuovere, condividere, accreditando agli altri il loro lavoro e quello che viene fatto, che è una libertà enorme che abbiamo veramente. Io posso condividere questo video di Wrestling Unico Amore, la canzone che mi piace, il programma di approfondimento, il TED Talk che mi ha cambiato la vita, accreditando Wrestling Unico Amore, il cantante, il TED Talker e tutto il resto, no? Quindi quel mondo è veramente libero perché posso farlo. Dall'altra parte, creando contenuti per altri progetti non inerenti al wrestling, abbiamo ricevuto delle segnalazioni da parte di YouTube, proprio in principio, 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 tali per cui alcune volte alcuni nostri video sono andati senza audio in alcuni paesi. Ok, magari erano paesi che non erano interessanti per noi da un punto di vista dell'approccio che volevamo da quel tipo di pubblico. A noi magari ci interessava che fossero ascoltati in Italia, perché erano in italiano e di un'attività che si svolge completamente in Italia, quindi l'importante era da noi. Se poi in un paese come può essere, adesso ne invento uno, la Svezia, aprono il mio video, il video è muto, si fanno due domande, cambiano la scheda audio, il video è ancora muto, dicono vabbè, allora a questo punto non posso ascoltare l'audio. Scherzi a parte, non mi è interessato così tanto approfondire, perché diciamo mi hanno sempre lasciato il mio orticello da coltivare. Però da lì mi sono cominciato a fare qualche domanda, anche da un punto di vista etico proprio, su cosa posso utilizzare e cosa no. Perché sai, se a volte è il mio contenuto, quello che dico, la lingua che parlo, lo sfondo di un certo tipo, un'immagine, un titolo, una canzone che ho riportato sotto, è un conto. A volte i problemi sono altri.
a volte i problemi sono proprio di quello che si dice, come lo si dice, il messaggio che si porta. Ok, ok, beh, sicuramente, ecco, all'inizio c'è anche molto la voglia di cominciare, magari alcune cose vedo più avanti, poi hai anche degli stimoli, appunto, come è successo, che ti obbligano poi a informarti. E onestamente io ho vissuto praticamente la stessa cosa quando ho aperto magari il canale YouTube di Wrestling Unico Amore. All'inizio per un periodo è stato così anche sui social, solo che poi paradossalmente sui social è diventato il Far West, che invece si è cercato di non far essere magari YouTube o altre piattaforme. Noi siamo su Twitch come lato viola del ring e stiamo sempre lì sul chi va là, su qualcosa che può magari andare storto, perché sappiamo che un attimo poi... E YouTube comunque è cambiato negli anni, così come il web in generale. Dal 2019 poi è arrivata un'innovazione più o meno di YouTube nello gestire determinate dinamiche, ovvero lo strike, questo avviso di segnalazione che, se si accumula, è un problema. Ora, sappiamo che appunto una determinata realtà, contenuti, prodotti intorno a quella realtà hanno vissuto un'attenzione particolare da parte del web, però sappiamo bene anche che anche altre compagnie, così come altri enti, fanno la stessissima cosa. Tu hai mai condiviso anche cose all'epoca in cui anche magari avevi un sito, comunque scrivevi anche per un sito, avevi condiviso magari cose di altre federazioni, come WWE per esempio, per dire, perché è la più grande, che potessero rientrare in un'attenzione particolare? Allora, in realtà no, nel senso che all'epoca di quando io ho iniziato non c'era tutta la possibilità di interattività delle pagine, poter creare dei banner che si muovevano, le pubblicità, la monetizzazione, era tutto molto più complicato, molto più farraginoso. E quindi lo mantenevamo molto semplice. In più io stavo imparando a lavorare sulla grafica, e quindi per esempio costruire un banner significava anche prendere sì delle foto preesistenti, ma ricomporle tagliandole, reinserendole in un nuovo contesto, cambiando le tonalità di colore, quindi cercare di dargli un'identità che potesse effettivamente essere un pochino più personale. E questa è una cosa che può aiutare, nel senso che se tu per esempio prendi un video e lo ribalti o lo metti in bianco e nero, hai molta meno probabilità di essere beccato, tra virgolette, no? E quindi è un problema minore quello. Così come utilizzare magari delle cose utilizzando l'intelligenza di metterci la fonte. Io per esempio sulle news ho sempre portato le fonti, le ho riportate sempre ovunque. Quindi o all'interno dell'articolo c'è scritto come dice il tal sito, oppure alla fine lascio un tweet, qualcosa che riguarda qualsiasi campo, perché il lavoro fatto da una persona va rispettato. E questo è importantissimo. Il mio lavoro, qualsiasi sia, nel mio caso specifico io faccio corsi di musica, benissimo, faccio un corso di musica, tu ne vieni a conoscenza, lo scarichi, lo diffondi, mi crei un danno. E il danno è enorme. Se tu invece ne prendi un pezzettino piccolo e dici, ragazzi, questo video l'ha fatto Stefano, iscrivetevi al suo progetto, al suo lavoro, prendete lezione da lui, mi fa un piacere. Quindi si ribalta con pochissimo, no? Veramente con una differenza minima, uno scarto irrisorio, mettere il mio nome, i miei contatti e dire contattatelo. Hai utilizzato comunque il mio contenuto, ma l'hai utilizzato in un modo migliore. In realtà poi io sono una realtà talmente piccola che sono il classico granello di sabbia nel Sahara. Una compagnia che vuole essere di grande respiro, di qualsiasi tipo. Ora siamo qui, parliamo di wrestling, ma se io sono la Virgin e metto fuori la canzone nuova di Tizio, la canzone nuova di Tizio mi deve produrre soldi. E mi dispiace per le persone che credono che sia di tutti, perché è sul web, non è così. La canzone di Tizio è di Tizio. Se vogliamo stare nel tema wrestling, per quanto mi riguarda, la più bella canzone che hanno mai utilizzato come sigla di uno show
di wrestling è Across the Nation, che l'ha usata Raw per un sacco di anni. Union Underground. Esatto. Io prendo Across the Nation perché mi è piaciuta un sacco e la utilizzo per la mia grigliata, per l'inizio della mia grigliata. Legittimo. Legittimo. Ma se io la utilizzo per il video della mia grigliata messo su YouTube per cercare di interagire con un tot numero di persone, magari alto, per cercare di arrivare a una monetizzazione, è corretto che il signor Union Underground mi dica, chi per lui, è corretto che mi dica, ma scusa, ma mi hai chiesto di poterla utilizzare? Perché tanto mi fai piacere quando la condividi tra i tuoi amici, quanto mi fai un danno utilizzandola, non accreditandomi, senza chiedere il permesso, in un video che viene pubblicato e magari che ti porta un introito di $1, $1.50. Eh sì, perché quel $1, $1.50 magari l'hai fatto anche grazie alla mia canzone. E la cosa brutta è che la maggior parte delle volte in cui vogliamo utilizzare qualcosa, dico la maggior parte, non tutte, perché col wrestling è impossibile, per esempio, questa cosa, ma la maggior parte delle volte noi possiamo prendere il vero creatore, andare alla fonte, all'origine, chi detiene i diritti, chiedere, e al 99% ci dicono di sì. Quindi in realtà è proprio mancanza di fare quel passo, questa mancanza è colmabile veramente in poco e non si fa. Ho pubblicato un libro, ho curato la pubblicazione di un libro, non è un libro a mio nome, e abbiamo fatto la copertina. Questa copertina era un disegno di una tatuatrice, disegno fatto su carta di una tatuatrice. Siamo andati dalla tatuatrice, abbiamo chiesto il permesso, la concessione, e le abbiamo promesso di metterla nei crediti del libro. Messa la foto nei crediti del libro, lei non ha alcun problema a riguardo e l'abbiamo potuta utilizzare. Se non avessi fatto quella richiesta, sarebbe stato legittimo da parte di questa tatuatrice, vedendo il libro, magari la copertina del libro pubblicizzata, dirmi, ma scusami, ma quello non è il mio disegno, perché l'hai usato? Non voglio che tu lo utilizzi, dammi tutti i proventi del tuo libro e oltre. E sarebbe stato legittimo da parte sua, corretto anzi. Quindi chiedere ci potrebbe togliere da un bel po' di problemi, soprattutto quando monetizziamo. No, beh, certo. Poi, tra l'altro, ecco, proprio il discorso della musica mi ha riportato in mente, per esempio, che comunque sia io per l'inizio proprio del mio percorso su YouTube per dei mesi anche sapevo che in un caso comunque molto lontano fosse arrivato a iniziare una monetizzazione, comunque tutto, comunque la buona parte dell'inizio del percorso sarebbe finita, era verso Atlantic Records, la proprietaria che deteneva i diritti della canzone degli Skillet che utilizzavo come parte della sigla. YouTube ogni volta, già dal caricamento, diceva, caso di monetizzazione, una parte va, quindi... E per certi versi c'è un'elasticità ancora che è rimasta, però è stato messo anche un freno, cioè della serie oltre un tot non puoi andare, e proprio qui entriamo nel vivo del discorso dello strike, che appunto questo avviso che YouTube introduce almeno intorno a partire dal 2019, e se si accumulano oltre alla sospensione per una settimana, se non sbaglio, era dell'utilizzo del canale, quando arriva il primo strike, comunque tre strike cumulativi portano alla chiusura dell'attività. Ora, tu fai, a differenza anche comunque mia, per non parlare voi comunque di altri creator, un format che, o comunque dei format in generale, che l'utilizzo magari di contenuti... come dire, video visivi molto ridotto, per quel magari poco che ne fate, molto vi ingegnate anche voi con le grafiche, con le immagini, che è comunque una cosa molto bella, eppure hai vissuto un'esperienza molto particolare proprio con la AEW. Sì, per fare un minimo di chiarezza su che cos'è lo strike in quanto tale, quando ti arriva uno strike è una segnalazione su uno o più video, di solito è su un video. Se sono più video potrebbero essere strike differenti, e da quel momento tu hai 7 giorni per cui non puoi caricare, salvare nulla, cioè non ti salva proprio le cose che tu cambi, non ti fa fare niente, quindi hai il blocco per una settimana del canale. Se poi nel giro di 3 mesi da quando hai avuto quello strike ne accumuli altri 2, quindi non è che lo strike è una munizione a vita, è una munizione per 3 mesi, che è molto importante.
Perché se tu, per esempio, hai un contenuto orientato in un certo modo e ti becchi uno strike, hai 3 mesi per cambiare il tipo di contenuto. Cioè, non è che al primo sgarro ti arriva una freccia scoccata nel collo e tu muori. Al primo sgarro ti dicono, hai tempo 3 mesi per fare in modo che non te ne arrivino altri e organizzarti in modo che tu non ne abbia più. Perché a YouTube non frega niente di un creator, ma in realtà sanno che più ne tolgono, più ne sospendono, più ne picchiano in qualche modo, e meno persone avranno voglia di entrare, saranno sempre più spaventate. Anche perché poi più il creator è importante e più si porta dietro la scia. Quindi tu segui il creator da 100.000 iscritti, il quale dice facciamo questa cosa, non facciamo più video su questa federazione perché c'è arrivato uno strike, e tu dici quasi quasi non lo faccio più, avrei voluto farlo ma non lo faccio. Più fanno strike, più le persone segnalano questa cosa e meno ci saranno utenti che hanno voglia di partire con il loro progetto. E se uno non è un problema toglierlo anche da 1 milione di iscritti per YouTube, non averne 1 milione che parte perché quei 7-8 sono stati colpiti, quello potrebbe essere un problema. Quando lo fanno a ragion veduta. In questo caso no, nel senso che hanno creato un bot per riconoscere l'utilizzo di alcune clip, di alcuni loro sia audio che video, e addirittura dei loro canali ufficiali o dei canali di gente che lavora per loro hanno subito strike, sospensioni e hanno dovuto fare ricorso. E pochi in realtà sono quelli che hanno vinto, diciamo così, il ricorso, perché c'è stata proprio un'azione da parte dell'AEW che ha parlato con i vertici di YouTube e ha detto no, quello lavora con noi, non è corretto, il bot creato non è utile per lui, è utile per gli altri. Certo. Nello specifico noi abbiamo ricevuto una segnalazione per uno dei video più visti del nostro canale in epoca, diciamo, non sospetta, quindi quasi 2 anni fa, un approfondimento su Penelope Ford. Un video stranissimo, con tantissime visualizzazioni, ma con una reach veramente bassa come numero di minuti seguiti. Cioè uno dei video che abbiamo che ha meno minutaggio di visione. Ci ascolto. Esatto, per quale ragione? Perché tutti si aspettano di vedere Penelope Ford, che ne so, in mutande. Noi invece parliamo della carriera di Penelope Ford, di quello che potrebbe fare, come potrebbe andare. E questo è quello che abbiamo fatto, quindi la gente lo guarda, skippa in 2 o 3 punti, non si vede nuda, non lo guarda. E ok, eppure lì sopra, come in altri video in realtà, non voglio dire diversamente, video che abbiamo eliminato poi dalla visione di tutti, per un po' li teniamo nascosti, forse li toglieremo definitivamente, dobbiamo ancora capirlo. Questo video conteneva delle clip di pochi secondi, dove magari si vedeva una mossa, e la utilizzavamo come stacco tra un segmento e l'altro del video. Certo. Una cosa che abbiamo tolto poi nel tempo, per quale ragione? Per ragione di spazio, spazio fisico. Io faccio con il canale di W Italian Podcast un video al giorno. Questo video al giorno necessita di un tempo per essere fatto, poi sistemato. Noi non facciamo tagli, non facciamo montaggio particolare, ok? Perché non lo facciamo? Non soltanto perché mi piace di più così, e quindi non serve, perché io tiro dritto e faccio un ragionamento che dura 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, 9 minuti, 36 minuti, non importa. Se io entro e devo dire qualcosa in un video, so cosa devo dire e lo dico. Quindi non mi scrivo niente, non dico niente, ma non ho bisogno di aggiunte, non ho bisogno di fare tagli. Non ho bisogno di fare tagli, non ho bisogno di fare montaggio. Mi snellisce il lavoro, ma snellirmi il lavoro non significa nulla se anziché fare un video a settimana, come la maggior parte dei creator, o un video al mese, come alcuni creator, ne faccio uno al giorno. Questo uno al giorno è chiaramente un pensiero. Se io ci aggiungo anche, togli la clip, montala qui, cambia l'audio, mettici quello, fai quell'altro, no, quella clip non va bene, prendine un'altra, leva fuori sincrono il calcio, cioè, divento pazzo. Soprattutto perché poi non lo faccio io. Io parlo nei video, ma non li monto, non li taglio, non faccio niente, c'è Michele che lo fa. Cosa faccio? Io do il carico da 91, non da 90. La tua mano invisibile che
appunto. Anche qui in realtà mettere a mani, perché esatto. spoiler, la mano invisibile su tanti fronti. Esatto, esattamente. Però onestamente il fatto di non farlo più non mi toglie il problema che io l'ho fatto in passato. E quindi è stato giusto ricevere lo strike, perché comunque io non ho chiesto la concessione per quel tipo di mossa utilizzata, per quella clip che ho utilizzato, e non è mia. Metteresti le scarpe del tuo vicino? Vabbè, direi proprio di no. Questo al, di là della, al di là della taglia proprio. Esatto. Cioè, non è per fare una cosa banale, però è di un altro questo video. Io l'ho utilizzato e diciamo che mi è andata bene dal 2019 a oggi. Non che mi è andata male adesso. E che il punto poi, secondo me, la cosa che genera lo sdegno certe volte è anche ma perché quei canali sì e perché quello no, perché è capitato proprio a me? Certe volte anche un po' la sensazione negativa si crea proprio per quel motivo lì. Il problema è che però comunque questa è una cosa su cui loro hanno diritto. Stiamo registrando dopo Double or Nothing, l'1 giugno ho controllato, anche ho detto sì, è tu, sfasamento totale, assenza di sonno alla grande, però dopo Double or Nothing e noi all'inizio del pay per view e alla fine, mentre l'Inner Circle era a fare dita media alle telecamere, abbiamo visto una scritta molto precisa che vediamo sempre anche alla fine di ogni Dynamite, ovvero tutti i diritti sono riservati. Ora, secondo me dovremmo domandarci anche perché bisogna ricorrere a queste cose proprio per catturare l'attenzione, però al di là proprio di questo c'è da dire che la AEW ha agito in questo modo, ma è appunto si è adeguata al sistema, alla legge e a quello che hanno fatto comunque anche tutte le altre compagnie. Io non ho mai ricevuto uno strike dall'AEW, non mi è capitato per il video di Revolution, per fortuna, né per altre situazioni, però per esempio compagnie come non la WWE ma incredibilmente la NJPW o Impact, pensa anche la NJPW dall'altro lato del mondo, eppure mi hanno obbligato praticamente a mettere in stop la rubrica del meglio del mese, che era uno un po' dei contenuti che mi appassionava di più realizzare. Vedevo che anche no, per come era montato, tanti argomenti, aveva anche più interazioni, poteva catturare più interessi, però quello mi esponeva a un rischio proprio da tanti fronti. Dici, non è più neanche devi sperare che non arrivi qualcosa alla WWE, ma proprio a tante. E il punto però è il catturare l'attenzione. Ora, secondo te, cioè, si chiedere, però sappiamo che da storie che sono circolate, l'AEW è un social media manager o comunque uno staff molto bacchettone in un certo senso, quindi poi c'è anche una certa distanza magari fra Europa e Stati Uniti. Oltre a chiedere quale potrebbe essere un indirizzo, una modalità per i creator, specie magari quelli che vogliono entrare nel settore, per ovviare a queste dinamiche che penso siano abbastanza frustranti proprio da vivere, poi creativamente puoi metterli soprattutto. Allora, io in realtà penso che il problema della AEW sia un problema di visione su TNT. TNT è un canale, fa parte di Warner Media Group, il quale ha musica, contenuti televisivi, film, tantissima roba, e sono abituati a ragionare in modo molto più grande e in modo molto più forte per quanto riguarda il controllo dei diritti. E il problema dei diritti è logicamente legato al fatto che se tu mandi un'email alla AEW e gli chiedi di poter entrare nel circolo di quelli che ricevono, non so, le cose della stampa, quindi l'accesso ai media briefing di Cody prima dei pay per view, quelle cose lì, loro te lo danno, loro te lo concedono, 9 su 10 te lo danno, senza farsi grossi scrupoli. Quando si tratta di utilizzare le loro immagini sono legate a dei provider e a dei network che investono su di loro. La tutela del materiale è la tutela del network dove loro sono ospitati, che è quello il padrone di casa,
non è l'AEW. L'AEW non so se potrà portarsi via l'archivio delle sue puntate qualora dovesse uscire da Warner Media. Probabilmente avranno fatto degli accordi particolari, ma io credo che ad oggi siano molto legati. E Warner Media, giustamente, ti rompe le scatole per la canzone di Ligabue, che fa parte della Warner, quindi necessita di un'approvazione da parte di Warner Video, di Warner Music. Il video necessiterà di un'approvazione di Warner Video, Warner Television, quello che è la branca che si occupa di questa cosa. Io credo che il punto focale però sia sempre questo: che tipo di contenuto voglio fare e che tipo di pubblico voglio avere. Se io voglio fare un tipo di contenuto molto friendly per le persone, molto easy per le persone da ottenere, vedere, fruire, dovrò fare qualcosa che mi procurerà probabilmente un micro problema, un micro danno. E quindi che cosa sarà questo problema? Micro problema, micro danno. Che magari ottengo uno strike, ricevo uno strike perché appunto ho utilizzato un'immagine. Se io faccio un video e faccio le tre mosse più devastanti di Kenny Omega, è un video che sicuramente viene cliccato da un sacco di persone. E se io ne parlo e basta, ho meno successo rispetto che a far vedere le mosse. E su questo penso che siamo d'accordo tutti. La domanda è: perché ci sono 80.000 creator che fanno le tre mosse più devastanti di Kenny Omega? E perché questi 83.000 utilizzano tutte le immagini? Perché non hanno voglia di aspettare per avere migliaia e migliaia di follower, ma vanno dritti a un punto. Usano una cosa semplice per le menti semplici, che se guardano Kenny Omega lo sanno già quali sono le tre mosse più devastanti di Kenny Omega. Lo fanno per raggiungere un pubblico che non si preoccuperà mai del fatto che vengono utilizzate delle immagini che sono di proprietà di altri. Lo fanno per un pubblico che ne vuole ancora un feed me more di raibecchiana memoria. Ed è devastante, perché le persone che ricevono queste cose non crescono, non fanno mai click. Allora io sono uno che preferisce fare con la mia faccia, che è assolutamente non una faccia da modello, con la mia faccia i contenuti. YouTube la pensa diversamente, tu lo sai. YouTube mi ha catalogato una volta come contenuto erotico, effettivamente. Ma le battute facili si possono fare, dato che è solo una testa quella che vedete. Ma diciamo che io propongo un tipo di argomentazione, di discorso, di tono, un tipo di conoscenza che necessita un pubblico che ha voglia di approfondire. Il pubblico che arriva e vuole sentirmi dire, vuole sentirmi prendere posizione, sono a favore o contro questa cosa? Mi è piaciuta o non mi è piaciuta? Ecco, io ti propongo un "e se non fosse esattamente come l'ho vista? E se io la vedessi così, ma fossi pieno di bias o cose che non mi consentono di vedere il futuro?" Bene, se io faccio questo tipo di video non ho bisogno di usare l'immagine di Penelope Ford che dà un calcio alla sua avversaria. Ma se io faccio un contenuto in cui dico "le donne più belle del pro wrestling", io ce la devo mettere per forza una foto o un'immagine o un video di Penelope Ford. E l'AEW, giustamente, un po' per tutelare se stessa, un po' per tutelare Penelope Ford, ma soprattutto per tutelare il network da cui hai preso di fatto quella cosa. Se tu ci pensi, l'AEW non prende il video dedicato all'AEW su Penelope Ford con video antecedenti a Penelope Ford in AEW. Ti prende quelli dove lei è in AEW. Non che non gliene freghi nulla di quello che è stato fatto, ma non ne detiene i diritti. Per cui se tu fai un video su Penelope Ford, uso sempre questo esempio perché dopo ho preso lo strike, utilizzando tutta la carriera fino al 2 ottobre 2019, quando è partito Dynamite, chi è che ti dice qualcosa? Non li detengono i diritti, se non di fatto quelli che hanno pubblicato per primi, le federazioni che hanno pubblicato per primi, che non hanno il sistema che ha la IW di avvocati, di struttura, da major, ma fanno un video come lo può fare la ICW, la Viva Wrestling, la Crossover Wrestling in Italia, e lo pubblica sul suo canale YouTube. Allora io lo prendo e
avrò dei problemi, ma soprattutto morali, perché loro non avranno gli avvocati per venirmi contro e togliermi il video. La AEW ha pure gli avvocati per venirti contro e toglierti il video, perché questi avvocati ce li ha già Warner, che li ha già utilizzati per la canzone di... Cioè, è tutto un circolo molto più grande. Anche perché poi lì il settore lo c'è, il copyright, specie da quando esistono anche i social, ormai anche legalmente i contenuti vengono categorizzati, cioè l'area di competenza è sempre quella, quindi crei un team che ragiona a macchina e poi quando arrivano i casi, via. Sì, quello che mi spaventa è che la maggior parte delle persone che segue il wrestling sono persone molto giovani e la gioventù porta un cattivo consiglio, che è quello di sì, ma chi se ne frega. Ma questa gioventù un giorno avrà un lavoro. E io mi immagino una di queste persone che dice chi se ne frega, che apre un negozio da fruttivendolo. Non so se esisterà fra 10 anni ancora l'idea di aprire un negozio da fruttivendolo, ma io me lo immagino. E dovesse arrivare uno che prende su 4 banane dal cestone e si incammina. Questo tizio ci fa, ma cosa fai? Dammi i soldi per quelle 4 banane. E il tizio ti guarda e ti fa, vabbè, ma non c'era nessuno qua. Tu eri dentro. Queste sono sulla strada e le mangio. E tu gli dici, no, perché io le ho comprate, le ho pagate, ci ho investito, la mia famiglia mangia sui proventi di quelle 4 banane. E lui ti dice, vabbè, ma chi se ne frega per 4 banane? Uguale. I ragazzi che oggi non capiscono che non bisogna toccare il copyright, che non bisogna rubare, che non bisogna guardare il wrestling senza pagare, sono persone che non hanno ancora ben chiaro che il mondo funziona perché ci sono i soldi dietro. E se una AEW ha meno soldi perché il contenuto da 30 secondi, 5, 10 secondi che ho buttato io è piccolo, ma ragazzi, su YouTube trovate gli highlights delle puntate, le puntate ricaricate complete, il full match tra Kenny Omega e Rey Fénix. Ragazzi, quelli sono pericolosi come contenuti, perché se non monetizza la AEW, ma monetizza Ciccio Caio sul video della AEW, la AEW chiude e tu il match di Omega contro Fénix, che ti sei, ah che bello, l'ho visto, non ho pagato, quel match lì non lo vedi più e sei cretino 5 volte. Questo è il problema. Andare a prendere e utilizzare ciò che non è tuo finisce forzatamente per erodere la sicurezza di quello che tu stai guardando. Nel bene e nel male succederà sempre così, perché quanti sono andati di noi a togliere dei pezzi di, non so, roccia o cose del genere per costruire la casa strapiombo sul mare, poi la casa è crollata, poverini. Sì, poverini, perché sono morti, e tante volte sono morti i figli o i nipoti di quegli stupidi che hanno costruito le case, di quegli stupidi che magari sotto hanno tolto dalle fondamenta per poterla fare più bella, più grande, più... Ragazzi, fai una cosa, hai una conseguenza, e questa è la vita. Questa è la vita di tutti i giorni, e la vita di tutti i giorni sul web non può differire, perché i soldi sono nella vita vera. Quindi i 5 euro che ti dà la mamma per uscire e andarti a comprare il gelato quando sei bimbo, e i 500, 1000, 1500 che ti dà il tuo datore di lavoro quando esci con lo stipendio in mano. La vita è quella, ti danno soldi per fare delle cose. Rubi, non aumenti la reach economica di quello che stai acquisendo, lo rubi e prima o poi finiscono i soldi, non sono infiniti. Loro li producono perché noi li paghiamo, I contenuti vengono prodotti perché noi paghiamo. Assolutamente, e tra l'altro, cioè, io ancora nel 2021, grazie al profilo di Salvatore Torrisi, tra l'altro ne ho una dimostrazione diretta, vedere che c'è proprio questa resistenza a comprare un prodotto per vederlo, cioè lamentandosi anche di costi irrisori come può essere un 9,99 che, cioè, per un evento AEW è oro colato rispetto già anche a Fight, poi dipende uno anche come ama, se gli piace più un certo tipo di commento che un altro, però vedere ancora un certo tipo di atteggiamento è deprimente, da un certo punto di vista, perché dici il wrestling così non va molto lontano, se non si allarga la cerchia di chi vuole investire. Però dall'altro lato sono abbastanza contento di vedere che, per esempio, comunque chi ha esperienze negative da altri punti di vista, può essere tu che sei stato bloccato con le attività
per un tot di tempo, ma anche creator, e in Italia ce ne sono stati che si sono visti proprio il loro canale completamente chiuso, bloccato, quindi dover ripartire, dover comunque riavviare un'attività, che comunque c'è il dispiacere, c'è anche quella cosa di caspita, perché? Però dall'altro lato non si attacca, non si prende una posizione quasi di ostilità, no, caspita, quella federazione in particolare mi ha causato una chiusura, non seguitelo, comunque non ci sono queste prese di posizione, il che è abbastanza buono, perché poi, no, come dicevamo okay. prima, quel sentire le brutte voci genera anche l'effetto onda fra le persone normali. Io dirò una cosa che so che non capirete la maggior parte di voi che ascoltano, ma non è colpa dell'AEW se i canali sono stati chiusi, è colpa del creator. Il creator ha utilizzato qualcosa che non poteva utilizzare, punto. Se voi pensate che sia stata l'AEW a chiudere il mio canale per una settimana, la possibilità di creare nuovi contenuti per una settimana, o i canali di altri, non è colpa dell'AEW, sono io che sono un cretino, proprio perché in ogni puntata c'è scritto tutti i diritti riservati. Io ho 40 anni e devo sapere come funziona il mondo su queste cose qua, perché ci cavalco da una vita. Io creo dei contenuti e devo farmi molte volte l'esame di coscienza e chiedermi se sto creando un contenuto o se sto riportando qualcosa, adattandola un pochino per mantenermi lì. Allora, il classico video di review di una puntata in cui dico bellissimo quello che è successo a John Moxley, ah fantastico, ho fatto una cosa meravigliosa, volete vedere cosa è successo? Ecco la clip. Spiegate le parole, non mostrate niente, dimostrate di avere rispetto, dimostrate di avere la voglia di far ascoltare barra guardare quello che viene prodotto in originale, e soprattutto la consapevolezza che quella roba lì, io ne parlo perché qualcuno l'ha prodotta, ci ha speso dei soldi e ci deve guadagnare dei soldi per poterne produrre ancora. Tolte queste consapevolezze, io faccio 1000 video in cui le 5 volte in cui si è rotta una spallina del costume di una donna mentre lottava, le 4 volte in cui un lottatore ha vomitato sul ring. Quei video lì, che per quanto mi riguarda sono spazzatura, perché il contenuto portato è zero, vanno benissimo per altri, non per me. Io devo creare un contenuto per cui vedo una puntata, ascolto quello che dice Stefano, Draco, chiunque altro, mi faccio la mia idea, mi posso confrontare con Draco che mi risponde colpo su colpo ad eventuali miei pensieri, e grazie a questo scambio avere una voglia matta di rivedere la prossima puntata, risentire quello che ha da dire e capire come potremo confrontarci stavolta. Questo è il bello di avere delle opinioni e di farsi delle opinioni. Il brutto è subire passivamente dei video orribili utilizzati peraltro per clickbait, per fare più reach, più ascolti, più iscritti, più visualizzazioni, uguale più soldi. Ma la domanda è: cosa cacchio ha creato uno che non ha fatto altro che prendere uno dei tanti video che ci sono già sul web in lingua inglese, o due, farne un mix e riportarlo? Quello non è un creatore di contenuti, quello è un riportatore di contenuti di altri. Io creo un contenuto quando do il mio parere su una cosa. Un'altra persona che racconta le 5 mosse più devastanti non fa questo. Una persona che fa così riporta un contenuto semplificandolo. Non crea niente. La cosa semplice che dicevamo prima, e che in qualche modo è più facile da produrre, e io personalmente anche lo so, perché comunque sia viene facile anche dire ma sì dai, comunque per tappare un po' il tempo nell'attesa di preparare qualcosa di più, nell'attesa di ripartire per esempio con rubriche più corpose, qualcosa di più soft, qualcosa di più facilmente digeribile anche rispetto a, che ne so, un'ora di intervista. Cioè, so che è anche un pensiero molto facile, e so anche che c'è un'assunzione del rischio dall'altro lato, perché se voglio utilizzare comunque qualcosa, o se magari
voglio il video fatto in un certo modo, io così come tutti quanti sappiamo che in qualche modo, come dire, si va a toccare un possibile tasto dolente, poi, specie a lungo andare, come è successo a te, un video comunque uscito in tempi non sospetti, sappiamo comunque sia che anche più avanti qualcosa può succedere. Ed è la vita così anche. Sì, io vorrei fare proprio un esempio sulle AEW, giusto per far capire quanto è distante il ragionamento è colpa della AEW con la realtà. Noi riceviamo settimanalmente le fotografie degli eventi fatte dal fotografo ufficiale della AEW. Ok? Le riceviamo settimanalmente. Chiunque di voi può andare e mandare una mail al sito, al gruppo che fa parte di questa roba dell'AEW e riceverle settimanalmente tutte le foto in altissima qualità e bellissime. Non è un segreto, ok? L'unica cosa che c'è scritta in tutta la situazione è: utilizzate queste foto, parte di esse, come diavolo vi pare, create grafiche, buttatele fuori così, tutto quello che volete, ma date credito alla AEW e al fotografo. Quando noi utilizziamo quelle fotografie, dovremmo dare ogni volta credito, e poi scrivendogli soltanto foto di proprietà di, noi con quelle foto possiamo fare tutto quello che vogliamo. Se io pubblico per 20 settimane le foto senza accreditare la AEW e la AEW mi chiude il profilo social, ha ragione, perché mi ha chiesto una cosa, dandomi la libertà di farne tutto quello che voglio grazie a quella postilla. Allora, io non voglio far vedere che sono della AEW, ma mica sono io il fotografo, ma mica sono andato io a ogni cacchio di Dynamite in tutti gli Stati Uniti, nemmeno mi sono trasferito a Jacksonville per un anno intero a guardare gli show là. Come faccio ad avere queste foto? È anche stupido far credere al proprio utente che l'ho fatta io quella foto lì, no? Allora, diciamolo, l'ha fatta la AEW attraverso questo fotografo. Da lì in poi, libertà assoluta, quella è la libertà. Io non devo chiedere la libertà di utilizzare la One Winged Angel, la compilation di tutte le One Winged Angel che ha fatto Kenny Omega in AEW. Non devo avere quella libertà lì. Io devo avere la libertà di dire: ragazzi, mi sono guardato tutte le One Winged Angel, le ho viste tutte e le trovate in questi episodi, ta 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 ta. Se avete l'abbonamento a Fight, avete tutto l'archivio di tutti gli episodi usciti, le andate a rivedere tutte anche voi. Io ho questo parere: quelle che mi sono piaciute di più sono questa, quella che mi è piaciuta di meno è quell'altra, quella che ho trovato più è questa. Fatemi sapere cosa ne pensate. Cazzo, fatelo questo lavoro, perché se voi oggi cercate la compilation di tutte le One Winged Angel di Kenny Omega da quando è in AEW, magari qualcun altro l'ha già fatto quel video. Magari qualcun altro ha già avuto la vostra idea. Come fate per dargli qualcosa di personale? È lì il punto. Creare contenuti non significa ripetere quello che hanno fatto gli altri. Significa impegnarsi. Ci vuole tempo, risorse, a volte ci vuole denaro per poterlo fare, per comprarsi la webcam, per comprarsi il programmino che fa esattamente quello che vuoi tu. A volte ci vuole solo tantissima voglia, ma qualcosa bisogna metterci. È assurdo che si fanno le cose usando le cose degli altri e poi a un certo punto ci si guarda e si dica: beh, perché mi hanno cancellato dal mondo del web? Tu chi sei nel mondo del web? Chi sei? Sei uno che ha rubato un mattone in ogni casa che ha visto per crearsi una catapecchia che ovviamente prima o poi al primo alito di vento forte viene giù. Assurdamente. Quindi, ci sarebbe chi direbbe che magari queste sono fra le cause per le quali il wrestling non si amplierà e non sopravvivrà anche. Il fatto che la AEW abbia messo questi veti mi pare intelligente. No, comunque anche in generale, comunque la AEW, che può essere la WWE o comunque la compagnia di turno. Cioè, guarda, ma è vero. Si crede che ci dovrebbe essere più elasticità proprio così in generale, come se, ecco, in questo caso bisognerebbe citare il dottor Borsani, come se le compagnie fossero delle onlus. Esatto, ma in realtà il ragionamento è perfetto. Finché ci saranno queste cose, il wrestling non potrà crescere, ma va vista al contrario. Non perché l'AEW non deve bloccare le persone, ma perché le persone devono smettere di accontentarsi di cose passive,
brutte, create da altri, come se io fossi un decerebrato e non avessi la possibilità di capirle da solo, non mi propone un ragionamento, ma mi propone una lista. Ragazzi, scrivetevi la lista della spesa del piatto più buono del mondo. Guardatela un casino, ma un casino. E poi ditemi se vi è passata la fame. Guardatela però, guardatela tanto. Il discorso è quello. Io prendo una lista e ci butto dentro quello che hanno prodotto gli altri, cioè chi ha fatto lo show, i pezzettini. Io che lavoro ho fatto se non di taglia e cuci? Che contenuto ho creato? Allora, è vero, finché la AEW dovrà, finché la WWE dovrà, finché la New Japan dovrà fermare questo genere di persone, il wrestling morirà. Sarà in agonia. Perché? Perché dovranno cercare di limitare i danni prodotti da chi utilizza le loro cose senza accreditarli, senza dargli soldi, senza dargli la possibilità di portare a casa qualcosa perché loro hanno investito. E l'idea che, dato che è su internet, allora è libero, non lo so se potete utilizzarla esattamente in questo modo. Io vi voglio soltanto dire questo: molti ragazzi che io conosco, e non solo più giovani, ma anche a volte dei 35-40 anni, non ultimo Will Ospreay, una cosa successa tra il 30 e il 31 di maggio, pubblicano storie in cui sono ubriachi, in cui ti dicono: minchia, ieri sera ero ubriachissimo, non capivo niente. Bene, se per voi è tutto libero, dovete accettare che il vostro datore di lavoro fra 1 o 2 anni vi dica: io non ti posso prendere perché, sai, mi hanno mostrato dei video in cui tu eri ubriachissimo ai margini della strada a vomitare l'anima e a rompere le scatole ai vecchi che passavano. Voi pensateci bene, perché se tutto fosse libero, un datore di lavoro potrebbe chiedervi le vostre storie Instagram, potrebbe chiedervi il vostro feed di Instagram. Non potreste dirgli: no, io non ce l'ho il profilo, soltanto perché vi chiamate Fiorellino Meccanico 83. Questo è i confini della libertà. Se li imparate, non vi fate male. Assolutamente, assolutamente. E appunto, se volete andare oltre, c'è l'assunzione del rischio di cui parlavamo prima. E direi che appunto spunti di riflessione ce ne sono, magari poi cercheremo un'occasione dove allargare ulteriormente il dibattito su questo, su altre cose, perché comunque sia è interessante anche vedere come vengono recepite anche questo tipo di situazioni. Noi le abbiamo vissute in un modo, vedremo anche che riscontri avremo innanzitutto da parte del nostro pubblico, che ringrazio per essere arrivato fino a questo punto, ma ringrazio calorosamente anche te, Stefano, ovviamente, e ci vedremo ovviamente per una prossima che sarà qui su Twitch. Vediamo, tanto su Twitch ci vediamo già in abbondanza, vedremo appunto se ampliare o rimanere con il solito appuntamento, che male comunque non ci fa. Ricordatevelo tutti quanti, il mercoledì, sul lato viola del ring, Taverna del Wrestling Italiano. Lì trovate me e Stefano, però potete trovare lui anche in tanti altri format, come per esempio l'Ariatto, occasionalmente, se non sbaglio questa settimana che stiamo registrando anche nel Late Night, potresti fare da host anche lì. Mm-hmm. Quindi ragazzi, le nostre bellissime facce, per noi sono bellissime, se non siete d'accordo vi vogliamo bene lo stesso, forse, le potete comunque rivedere, e difficilmente ci nasconderemo dietro clip, immagini, ogni tanto il sottoscritto lo farà, perché la mia faccia ogni tanto ha bisogno di pausa, e perché magari mi piace purtroppo, come dire, assumermi anche a me ogni tanto quel rischio, cercando di dosarlo il più possibile. Per il momento, comunque, al Draco e Stefano è tutto, a una prossima.